Amici del popolo nerazzurro, bentornati ad Atalanta vs Atalanta Virtual Champions da Pietro Serina. Simone Pesce. Trentesima partita, Atalanta 95-96 contro... Atalanta 55-56. Atalanta 95-96, Ivan Ruggeri il presidente, Emiliano Mondonico in panchina, soprattutto Bobo Vieri e Domenico Morfeo in campo. È l'Atalanta che farà la finale di Coppa Italia, perso con la Fiorentina, 13° posto, 39 punti. Dell'impresa di Coppa Italia vi diremo dopo. Un'Atalanta esplosiva, si gioca col 5-3-2. L'Atalanta 55-56, è l'Atalanta che perde strada facendo Rasmus, infortunio gravissimo a Roma, mette fine alla sua carriera, trova strada facendo però Rozzoni, che farà grandi cose in quella stagione. L'Atalanta di Bassetto si salva tranquillamente con 31 punti. L'Atalanta 95-96 con la finale di Coppa Italia giocata praticamente senza punti. Vieri infortunato, Morfeo infortunato, era impossibile vincerla, ma era stato straordinario arrivare lì. Era l'anno anche di Tovaglieri, il Cobra si ambientò malissimo a Bergamo, giocava bene solo al mare, nelle squadre di mare. Atalanta 95-96, 3-5-2, Ferroni in porta, Paganin, Valentini, Montero, Herrera e Bonacina, se mettiamo la difesa 5, Gallo, Fortunato e Sgro in mezzo al campo, Vieri e Morfeo davanti. 55-56, Galbiati in porta, Cattozzo, Corsini, Angeleri, Zanier, Vittoni, Brugolo, Annovazzi, Rozzoni, Bassetto, Longoni. Rozzoni ha il 14 perché il numero 9 era quello di Rasmussen. L'abbiamo attribuito a Rasmussen per onorarlo e Rozzoni giocherà col 14, ma si parte con la palla al 95-96, la squadra di Vieri e Morfeo, l'Atalanta che fu frenata dalla miosite ossificante di Vieri, appena 19 partite ma 8 gol, una potenza incredibile, lo scelse la Juve, il cannoniere di stagione sarà Morfeo, 11 reti, eccolo qua, Domenico Morfeo, gialli. Lo ferma subito Corsini che poi allarga sulla sinistra per Bassetto, Nane Bassetto, 18 gol in quella stagione, Longoni prova a via. Subentrato però di nuovo Bassetto con il suo sinistro per Vittoni, salta un avversario, è servito Angeleri nel cerchio di centrocampo, un tackle, resiste, serve nuovamente Bassetto, c'è sulla sua sinistra ma non lo riceve, il cross, è subito il gol, è subito il gol di Rozzoni. Rozzoni dopo 5 minuti ha messo a segno questo gol, il gol dell'1-0, era detto il Jepson della bassa, ricordava Jepson, il grande giocatore svedese. Grande potenza Rozzoni, subito un gol di testa per lui. Ma ragazzi, ma non abbiamo ancora cominciato a giocare, ci hanno già fatto gol. È Bassetto che affonda, vedete Bassetto molto bene con quel suo sinistro maledetto. È maledetto per gli altri naturalmente, è un atalantino, ma maledetto per gli avversari perché era tremendo, batteva punizione, aveva un calcio incredibile il vicentino. 1-0 per il 55-56. Si ricomincia con il 95-96 che 40 anni dopo era in campo e deve recuperare lo svantaggio. Splendide queste inquadrature. E purtroppo si è preso gol. In anticipo sul primo palo. Da sottolineare che questa Atalanta in difesa era particolarissima. Potete vedere i giocatori messi da qualsiasi parte, perché Antonio Paganin, perché Herrera, perché Bonacina. Facevano tranquillamente entrambe le fasce, facevano tranquillamente i marcatori oppure gli esterni alti. In questo caso c'è Herrera a fare l'esterno alto. José Herrera andò via per andare in Messico, la figlia aveva problemi di respirazione nel clima di Bergamo, andò a giocare in Messico al Cruz Azul. Brugolo ha recuperato il pallone, è servito Longoni, si porta a spasso il pallone da sinistra, si accentra sempre sul mancino, cerca Novazzi. Bravi a chiudere, Daniele Fortunato il cervello, questa è la prima evoluzione del centrocampo di piedi buoni e di cervello. Cattozzo lì, ma il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione per i nerazzurri. Calcio di punizione, lo batte Gallo che va a cercare la testa di un compagno là davanti, c'è Vieri, c'è Fortunato e invece lo appoggia ad Herrera. Herrera che sale in fascia destra. Niente da fare, la palla in fallo laterale è nostro, dicevamo Gallo, Fortunato, Sgro, centrocampo senza interditori, tutti i giocatori che fanno calcio. Vittoni Fortunato, in anticipo. Fortunato che la mette a Vunghei davanti, c'è Morfeo, di tacco per Bobo Vieri, ancora Morfeo, è la coppia che ha fatto bene, dai che recuperiamo il gol. Calcio di punizione, c'è stato il raddoppio falloso questa volta. E qui c'è il fallo su Morfeo, la qualità pura, Vittoni. Domenico di San Benedetto dei Marsi, abruzzese. Batte Sgro da questa posizione e no, velleitario, alto, alta questa punizione. Era comunque sulla traiettoria Galbiati.
sembrava essere sulla traiettoria Galbiati, forse un pelino in ritardo, in ogni caso il pallone è alto, Galbiati pronto con il destro profondo a cercare in avanti, Bassetto di testa, cerca la sponda, è stato fermato. Gallo per Vieri, Vieri che ha davanti Zanier, forza Bobo, guarda Domenico. Zanier, bravissimo, lo anticipa, poi è servito Nane Bassetto per Rozzoni, autore del gol dell'1-0, se ne va Rozzoni, il Jepson della Bassa, dicevamo, trevigliese. Questo giocatore resterà soltanto un anno nell'Atalanta, poi farà 80 gol tra Serie A e Serie B nel corso della sua carriera, allargato sulla sinistra per Corsini, va Corsini, c'è il movimento di Longoni sulla fascia, il cross immediato di Longoni. Bravi, 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 Montero che era salito a centrocampo, a Morfeo, a Bobo Vieri, allunga Bobo, allunga Bobone, lì c'è un fallo, lì c'è un fallo, eccolo lì, calcio punizione, falli salire Domenico, ma qui manca compagni, eccoci qui con Bonacina che lo batte, 17 la buttiamo minuti. Lunga, forza Bobo, la palla per Morfeo, ma che controllo ha fatto questo? Ecco Domenico Morfeo. Circondato da tre, anche Morfeo perde il pallone, a Novazzi per Brugola che si è accentrato, va via Brugola, era l'ala destra di questa squadra, in profondità per Rozzoni, difende il pallone. Bravo, bravo Paolo Montero, l'uruguagio, andrà la Juve, grande personalità, grande forza, visione di gioco, temperamento forse eccessivo, ma grandissimo, grandissimo campione. Bittoni lì, José Herrera, non passa. Non passa José Herrera, era al Cagliari, è venuto qui, andrà in Messico, giocatore duttile, difensore tignoso, il classico uruguagio che non molla mai. Ha recuperato il pallone da Angeleri, dopo il tocco all'indietro, Angeleri porta il pallone, serve Brugola sulla destra, prova bravo a andare via Brugola. Cina, bravo Cina, caso. Bandiera, Walter Di Albano, dalla, ecco lì Daniele Fortuna. Vittoni, gigantesco in tackle, poi Longoni anticipato. Fabio Gallo che la dà in avanti, Bobo Vieri che è lì, Corsini cerca Morfeo, di testa, farà anche l'allenatore Giulio Corsini in avanti per Rozzoni e lui fermiamolo, ma Paolo Montero, che partita è, calcio e punizione, Paolo Montero, l'emblema della Celeste, giocherà nella Celeste come suo padre Montero Castillo, ha giocato 3 mondiali da titolare nell'Uruguay, un monumento, una famiglia di monumenti là in Uruguay, brava questa palla, no, niente da fare. Galbiati, ma siamo lì 26esimo, dai ragazzi che recuperiamo, siamo sotto 1-0. Squadre molto molto simili di livello anche nelle nostre valutazioni. Vittoni la mette fuori per Bassetto, può ripartire in contropiede, il 50-51, bravissimo a evitare il tackle, ha servito Longoni, molto rapido Longoni, prova a scendersi, Antonio Paganin, sulla bravo, sinistra, Antonio Paganin, bravo, 66, eccolo lì, vai avanti. E poi Herrera, José Herrera, Fabio Gallo, sì, ancora c'è un fallo, c'è un fallo di Vittoni, batte José Herrera, la mette lunga in area, è difficile che la prenda Morfeo. Longoni la prende, Longoni fa ripartire Vittoni, Vittoni e Longoni sull'asse di sinistra, Novazzi in profondità dove è scattato Rozzoni, può entrare in area Rozzoni, va lui verso paga il fondo per effettuare il cross, cerca, bravo, il dribbling, bravo, invece paga di forza Antonio Paganin, e poi ancora Vittoni che recupera il pallone, colpo di tacco per Longoni, partita eccezionale di Vittoni. Bravi, bravi a recuperare, riparte Marcos Gro, avanti, forza ragazzi, giochiamo la palla, Marcos Gro che si ferma, Vittoni, ne salta Angeleri, due, Gallo, Morfeo, qui c'è la qualità assoluta, Bobo Vieri che cerca di girarsi. Da Corsini non si passa, recuperato a Novazzi, sulla destra per Brugola, prova a portare il pallone Brugola, dovrebbe fermarsi, lo fa Angeleri nel cerchio di centrocampo, se l'allunga, bravo Fortunato, ma c'è Vittoni, ancora a Novazzi, giocano Gallo molto vicini, che contrasta, i bianchi. Allarga sulla sinistra Vittoni per Corsini. Corsini porta il pallone, addirittura Vieri gli si fa di fronte, gli si pone di fronte, cerca il pallone in avanti per, bravo, Bassetto. Bravo Antonio Paganin a rilanciarlo in avanti. Ma c'è Vittoni, sempre Vittoni, che vince un contrasto, allarga finalmente all'altra parte dove c'è Cattozzo. Si riparte da destra, Angeleri nel cerchio di centrocampo, 39 minuti, 1-0 per l'Atalanta, 50-51. Via da lì ragazzi, portiamoli via, Morfeo che prende la palla e lì c'è un fallo, no, sulla palla Bassetto pallone sul sinistro, può cercare la conclusione, in senso di servizio per Rozzoni, bravo Ferron, bravo Fabrizio, l'hai tenuta viva, ragazzi attenti perché questi qua lì davanti sono dei diavoli, Bassetto, Rozzoni, c'è stato Ferron, però Vieri anticipato, Vieri molto bene, riparte addirittura Rozzoni, ripiegamento difensivo, allarga sulla destra per Brugola trova Novazzi, potrebbe tirare, lo fa, ma non è pericoloso. Non è pericoloso, forse c'è una mezza deviazione di un terzino, vediamo un po', vediamo di capire se c'è angolo o meno. Sì, dovrebbe esserci calcio d'angolo. Temo di sì. Li porteremo dall'altra parte del campo.
Calcio d'angolo, Bassetto dalla sinistra, 43 minuti. Bassetto con il suo sinistro al centro dell'area per Rozzoni, anticipato anche Angeleri, anticipato da Morfeo. Bravo Domenico, adesso ripartiamo, andiamo su ragazzi, andiamo su, ma bisogna che salga la squadra. Angeleri lì è una roccia, servito Bassetto, piede numero 38 per Bassetto. Rozzoni in avanti, cross respinto però dai nerazzurri. Bravi a recuperare palla, Bonacina ragazzi. Fine primo tempo, Piero. Atalanta 95-96-1, scusate 0, Atalanta 55-56-1. Rozzoni, il gol dei bianchi. Grande equilibrio. Si riparte con il secondo tempo, Atalanta 55-56 in vantaggio, 1-0 il gol di Rozzoni dopo 5 minuti. In avvio di ripresa subito Cattozzo sulla destra, servito Angeleri, porta il pallone in posizione di mezzala destra, serve Vittoni al centro del campo. Bravo Fabio Gallo, bravo Fabio Gallo, ma c'è Bassetto in tackle. Ancora Gallo, ancora Vieri, dai ragazzi che andiamo di là. E nuovamente Vittoni che ha fatto una gran partita difensiva nel primo tempo, controlla il pallone, servito Annovazzi, di prima per Brugola, di prima per Rozzoni che entra in area, cerca lo sfondamento. Niente, ripartiamo in avanti, siamo in svantaggio, Atalanta 95-96, Bobo Vieri la dà Fortunato, ma se non sale la squadra è difficile ragazzi. Corsini eccezionale da quella parte, non è passato nessuno, servito Longoni sull'out di sinistra, difende il pallone nuovamente per Bassetto che viene falciato da un nerazzurro, calcio di punizione. Ecco qua un cambio simbolo, entra Temelin ed esce Morfeo, Morfeo che ha problemi, entra Temelin, non entra Tovaglieri. Bassetto, il cross, Rozzoni, anzi Brugola, no è Rozzoni il gol del raddoppio, gran colpo di testa su calcio di punizione di Bassetto, tremendo oggi Rozzoni, due gol di testa, grande potenza, niente da fare per il portiere nerazzurro. E niente da fare per Ferrone, è andato in anticipo di testa sul primo palo, guardate un po' lì, sorprendente, mi pare abbia persino colpito il palo prima di entrare, sì. Era impossibile fermare questo pallone, ma era la specialità assoluta di Rozzoni. Rozzoni faceva questi gol di testa, era un ariete lì davanti, era l'erede di Jepson. 2-0 ragazzi, è un brutto colpo, forza che dobbiamo recuperare, 95-96 di Emiliano Mondonico, salvezza tranquilla, 4 vittorie consecutive per andare bene, 6 sconfitte consecutive per scendere fino al 13° posto, ma mai in pericolo. Daniele Fortunato, Bobo Vieri a Fortunato, ragazzi bisogna salire. Bassetto che recupera anche il pallone, tirava le punizioni, tirava da fuori, faceva gol, fa un po' tutto Bassetto in questa partita, ha conquistato una rimessa laterale, i gol sono però di Orlando Rozzoni, 2 incornate e 2-0 per l'Atalanta 55-56 in profondità. Bravo Paolo adesso. Montero, Bassetto ha recuperato, servito nuovamente Vittoni sulla sinistra, poi Longoni, l'ala di questa squadra, prova a andare via, bravo Cina, bravo Cina, conquista il calcio d'angolo. Padrone del campo l'Atalanta 55-56, Bassetto dal corner al centro dell'area, c'è l'anticipo e nuovo calcio d'angolo per i bianchi, 3-0, vedete i corner, Bassetto nuovamente sul primo palo. Dai che l'abbiamo buttato recupera via. Recupera Corsini, c'è sempre Bassetto, invece il cross direttamente di Brugola, di Brugola e il gol del 3-0. Ma non era in fuorigioco. Era in fuorigioco, eccolo lì, era in fuorigioco. Dubbio, ecco, questo fuorigioco sarebbe utile magari rivederlo perché l'impressione è che fosse in posizione regolare. Guarda quanti ce n'è dietro tutti. Impressione completamente sbagliata. Brugola in fuorigioco, resta 2-0, ci sono ancora delle possibilità di riaprirla. Ferron che rilancia la palla in avanti. Ragazzi, bisogna fare gol. Angeleri, muro. Marcos Gro. Per José Herrera, vedete che Herrera adesso è andato a sinistra, Novazzi, il computer Brugola l'ha messo a sinistra. Cattozzo ha recuperato il pallone, nuovamente per Angeleri, si può ripartire in contropiede, l'Atalanta 55-56, Angeleri allarga per Vittoni che con il sinistro in profondità per Rozzoni. Ma c'è Ferron, Fabrizio Ferron, dicevo prima delle magie del computer che giocando la partita da solo sposta i giocatori in base alle caratteristiche che noi abbiamo indicato e infatti José Herrera primo tempo in fascia destra, secondo tempo in fascia sinistra. Vediamo se serve. Eccolo qua, José Herrera, l'uruguaggio eclettico, la mette in area verso Bobo Vieri. C'è l'anticipo secco della difesa, Atalanta 55-56, Bassetto fermato però in tackle. Fortunato con la palla, che si avvicina al limite dell'area, ragazzi bisogna fare qualcosa. Gallo per Montero, Montero che si è spinto in avanti, la mette in mezzo. Buonissima la chiusura difensiva di Cattozzo, calcio d'angolo. Eravamo lì, Gallo che batte dalla bandierina, vediamo un po', Gallo che batte dalla bandierina, in mezzo all'area, Vieri, la girata di Vieri, 1-2, la girata.
tirata di Babovieri, bravo, di sinistro, e come poteva segnare Babovieri, di sinistro, di opportunismo, lì in mezzo all'area, sulla palla che ballava, Bobo, Cristian Babovieri, 1973 la sua classe, 26 presenze e 10 gol nell'Atalanta, 19 e 8 gol quest'anno, l'ha fermato l'ammiosito sificante, l'ha girata bene sul secondo palo, distinto, uno dei più grandi canonieri della storia del calcio italiano, giocherà in 14 squadre diverse, guardate che palla, dopo una mezza spizzata della difesa, lui di sinistro, eccolo lì, tacchete nel secondo palo, vai Bobo, e così ci siamo, torniamo in partita, siamo sotto di un gol, dai che ce la facciamo. 2-1, manca poco però Atalanta, 55-56, sorpresa in questa occasione, la palla ferma di Gallo, la deviazione fulminea di Vieri, Vittoni porta il pallone, Angeleri nel cerchio di centrocampo, bravo, fermato Fabio Angeleri. Gallo, Marco Sgrocchi riparte, eccolo qua Temelini, il ragazzino della primavera che è andato a aiutare. Buonissimo l'intervento di Zanier, il centro mediano, il difensore centrale di questa squadra, allarga sulla destra per Cattozzo, l'ultimo tocco però è dei nerazzurri, rimessa laterale per l'Atalanta 55-56, Cattozzo con le mani, Angeleri, Cattozzo, scambiano i due, servito Brugola nel tre quarti nerazzurra, si accentra Brugola, tiene il pallone sul destro, dobbiamo rubare, con ragazzi, il sinistro, cerca in profondità Longoni, troppo centrale, oh, il pallone, che libera, la dà Fortunato in avanti, Fortunato che riparte, dobbiamo portarli dall'altra parte, andiamo in Corsini ha recuperato il pallone per Vittoni, sempre in profondità a cercare lo scatto di Longoni, in vantaggio Paganina, Bonacina che la mette ancora sulla testa di Vieri, indietro per Fortunato, questo era il modo di giocare. Gran tackle difensivo, ha recuperato Bassetto, poi è Vittoni l'autore del tackle, l'ha servito centralmente Brugola, in profondità, troppo in profondità per Rozzoni, ma che succede lì? Ehi, che pasticcio difensivo, Valentini che l'ha toccata indietro e l'ha messa in angolo. Calcio d'angolo, Annovazzi dalla destra, su per Rozzoni, ha cercato nuovamente la deviazione, sempre lui di testa, qui non lo marcano mai. Qui più che marcarlo mai, è bravo lui ad andarsi a cercare spazi incredibili, perché Mondonico marcava tutti benissimo, questo è un diavolo davvero e ci trova sempre spazi. Sto Rozzoni che ha fatto dimenticare Rasmussen in quei sei mesi in cui l'ha sostituito dopo l'infortunio. 75, un quarto d'ora per riaprirla, ragazzi andiamo di là, Fabio Gallo, Walter Bonacina che sale in appoggio al centrocampo, alto giocatore eclettico, Marco Sgro, a Temelin si gira, riesce a darla a Vieri, Bobo inventa ancora qualcosa, dai Bobo, per Bonacina, ci prova lui! Non riusciamo, lì c'è il Cina che arriva di destro, anche se era un pallone per il sinistro, ci ha provato sul primo palo. Galbiati in angolo, ma siamo lì, siamo vivi, Gallo sotto di un gol, avanti Fabio, dai, mette fuori la difesa, Brugola prova a intervenire, c'è Sgro, Marco Sgrolla cerca lunga in mezzo per Vieri, questo Galbiati, colpo di testa, Annovazzi è andato in copertura, ha evitato l'intervento dell'attaccante nerazzurro, niente da fare, non era una palla molto giocabile, ormai era fuori dallo specchio della porta, lì una corsa inutile dei due giocatori che non la prendevano più. Galbiati pronto al rinvio, 78 minuti, 2-1 per l'Atalanta, 55-56, due incornate di Rozzoni, poi Vieri, Zanier, lancio in profondità proprio per Rozzoni, bravo, anticipa Valentini, Gallo che la prende, la dà Vieri, adesso Temelin, ragazzi andiamo di là, Gallo, dai che va il Bobo, no, la dà Temelin, cerca il compagno, c'è Angeleri da quella parte lì, non si passa, poi Rozzoni va ancora a fare anche Fabio il difensore. Ballo che la recupera, eccolo qui Cristian Vieri, Fortunato, 9 minuti alla fine, tutti dobbiamo andare in area, bianchi, avanti ragazzi, avanti, dai Bobo, il muro però dei due difensori, Zanier è l'ultimo, la spazza e non c'è niente da fare, facciamo fatica, Antonio Paganini apre sull'alta fascia per Sgro, ragazzi dobbiamo portarli in area, è difficile fare gol stando lì, rimessa laterale nostra, 2-1, c'è un cambio, Rasmussen per Bassetto, gran cambio questo, è cambio simbolico, per onorare un, eccolo lì, ecco Temelini, niente, si deve allargare, un cambio per onorare la storia di Rasmussen che si è infortunato quest'anno. Attenzione! Mamma mia, mi sa che ha fischiato qualcosa. Non so, gran colpo buona, di testa di Vieri. Se è buona, giusto Vieri, giusto di testa così, poteva fare grandi cose. Il cross di Gallo, il colpo di testa di Vieri che esce di pochissimo. Ed era buona, era buona. È il 2-2 mancato dal 95-96. 85 minuti, rinvio di Galbiati, c'è Angeleri di testa, la spizza per Cattozzo. Dai Cina che abbiamo 5 minuti, dai riportiamoli dall'altra parte. Forza, Vieri che c'ha la palla.
Ieri che cerchi dalla c'è la copertura di Corsini, bravo Corsini, è servito Vittoni, Cattozzo nel in spazi brevi, rinvio, rilancio di Corsini sulla destra dove c'è la sponda di Rozzoni, fermato, due minuti alla fine. Marcos Gro, siamo alla fine, portati avanti, niente da fare. Vittoni, e la recupera il migliore. Da Bonacina. E Bonacina la mette lunga, Temelini in aria. Zanier, Annovazzi, Angeleri, recuperato il pallone, il contropiede, Rozzoni nel cerchio di centrocampo, fa movimento, Rasmussen appena entrato, riceve il pallone, serve Longoni, può andare sulla sinistra, Longoni entra in area di rigore, la può mettere al centro. Bravo la difesa a liberare, siamo al recupero del recupero, fortunato con la palla, butta la finita, lunga, è finita 2-1 per l'Atalanta, 55-56, due gol di Rozzoni, poi... Contro Bobo Vieri che ha accorciato le distanze. Buongiorno a tutti da Pietro Serina e Simone Pesce.